Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo video sul Deep Web. Iniziamo da dove eravamo rimasti. Mi ero inviato da solo un'email dal sito SigaInt che mi permetteva di creare un'email anonima, temporanea probabilmente. E infatti l'email è lollingtrolling@sigaint. E come potete vedere mi sono inviato questa email. Ed è arrivata tutto a posto. Io non posso ovviamente accedere all'identità, non posso avere informazioni su questa email, perché è ovviamente è un'email creata temporaneamente e non è collegata a nessuna identità e soprattutto a nessuna località. Per quanto riguarda il Deep Web, in questo video vediamo delle cose un po' più interessanti rispetto a quello che abbiamo visto nei video precedenti. Si è capito, e non era una novità, che sul Deep Web c'è molta, c'è molto materiale illegale, c'è molta violenza, c'è molto porno, e di tutto e di più. Abbiamo visto che è possibile acquistare droga, non siamo riusciti ancora ad accedere a Silk Road perché è lentissima la connessione, probabilmente scade la sessione quando provo ad accedere, perché ci ho provato prima di iniziare il video ma non ci riesco, ma ci riproverò. Si può comprare la cocaina, si possono comprare le armi, si possono affittare i kill per uccidere le persone che abbiamo sulle scatole, ma quello che ci sta di vero o di falso non ha importanza. Abbiamo capito che il bitcoin è la moneta che regna in questo mercato. Andiamo qui e ovviamente troviamo tutti i prodotti Apple a poco prezzo. Andiamo su shop, giusto per farvi vedere qualche prezzo, vediamo un po' se troviamo qualcosa. Eccoci qua, voglio comprare un Mac, ne abbiamo 20 tra cui scegliere, e poi passiamo a quello che vorrei farvi vedere. E che palle, MacBook Air, dovevo farlo prima tutta questa selezione. Eccoci qua, 499 dollari, e suppongo che costi leggermente di più. E questo era. Adesso voglio farvi vedere le librerie del Deep Web. Ci sono tanti siti che offrono ebook, manuali, documenti, libri che difficilmente si trovano in libreria, libri censurati, libri non censurati. Libri scritti da persone sconosciute che vogliono scrivere e basta. Si trovano tutorial su come fare sesso con un cavallo, si va da questo fino a 10 modi diversi per rubare un'auto, fino a come liberarsi dai lucchetti e tutto il resto, come disattivare i bancomat. Questo per esempio è, sono dei documenti sui firewall della Cisco, quindi router e tutto il resto. Non li ho aperti, ma non so, apriamo qualcosa a caso, ma proprio questo no. Tools, vabbè, ci sono tante cose interessanti. Qui invece ci sono libri e manuali un po' datati sulla programmazione e il computer in generale. Ad esempio Data Compression Book. Anzi, apriamo questo se ci riusciamo. Quest'altro, oltre ad avere link per le donnine nude, ha delle riviste del tipo Linux Journal e anche io programmo giugno 2012, quindi anche qualcosa in italiano. Ha molti manuali sulla programmazione, AngularJS, Debian, programmazione C per esperti, HTML5, Linux, PHP, Raspberry Pi, insomma cose abbastanza interessanti. Hacking e penetration testing. Proviamo ad aprire proprio questo download. Qua non l'ha aperto. Molti link purtroppo sono non attivi. Però per esempio questo libro dovrebbe essere, eccolo qui, disponibile,
E questo è il libro, abbiamo tutti gli esercizi, i progetti e tutto il resto. Ed è interessante. Qui invece abbiamo i manuali militari. Questa è una delle cose più interessanti che io abbia mai trovato sul deep web. Sono veramente interessanti. Adesso ne cerchiamo uno che ci intriga. Scarichiamolo, noi ci fidiamo e scarichiamo dal deep web, cosa che non dovreste mai fare. Scarichiamo anche questo, 8 MB, scarichiamo ovviamente da Mega Upload perché altrimenti non avrebbe senso. Download, download, download. Questo qui è quasi finito, questo qui lo sta scaricando.